Si parla di Afghanistan, un paese balzato agli onori della cronaca per motivi internazionali di politica, ma c'è stata anche un'occasione per parlare di Afghanistan, una partita di calcio svoltasi a Verona, che ha visto però 9 giocatori della nazionale in Italia per la prima volta abbandonare il ritiro dell'albergo dove erano ospiti a Verona per chiedere asilo politico. È l'occasione per fare il punto della vita in un paese tormentato da anni di guerra. L'Afghanistan è stato un paese sempre cruciale nella via della seta dalla Cina verso il Medio Oriente ed ha molto sofferto la popolazione anni di guerra anche all'epoca delle invasioni mongole del Genghis Khan. Ultimamente era passato invece all'attenzione internazionale del 79 dopo l'invasione delle truppe sovietiche. Un colpo di Stato che portò man mano all'arrivo del regime comunista, un regime che comunque comportò fucilazioni, mutilazioni, bombardamenti di villaggi, bombe incendiarie, ordigni chimici, mine, davvero morte e distruzione nelle città e dappertutto. 7 milioni di profughi in un paese che ne contava soltanto 15 di milioni di abitanti. Nel 92 cade il regime comunista anche in Afghanistan, finisce la guerra con i sovietici e comincia a prendere piede un movimento di studenti del Corano, i talibani, una formazione che gode della benedizione del Pakistan, paese confinante con il quale condivide la maggioranza etnica dei Pashtun, e soprattutto impongono questi talebani la loro corrente estrema islamica di ispirazione wahhabita, totalmente estranea alla tradizione afghana. Un paese distrutto dalla lunga guerra, il numero di profughi che addirittura aumenta, l'economia inesistente. Gli Stati Uniti, che appoggiavano il movimento dei talebani, cercano un dialogo, soprattutto con il regime del Mullah Omar, la guida dei talebani. Ma nel momento in cui Washington chiede al Mullah Omar la testa di Osama Bin Laden, allora ecco che gli Stati Uniti mettono in atto i piani probabilmente già varati per il rovesciamento del regime talebano in Afghanistan. E dopo l'attacco statunitense, l'offensiva della cosiddetta Alleanza del Nord, dove si era rifugiato la parte legale dell'Afghanistan, i talebani fuggono da Kabul e viene insediato il nuovo governo di transizione guidato da Hamid Karzai, uomo che diventa la figura storica dell'attuale Afghanistan, che cerca di raggiungere la tanto ambita democrazia. Nel gennaio del 2004 la Loi Jirga, l'equivalente del nostro Parlamento, composto da tutte le etnie del paese, si riunisce a Kabul per la prima volta e si ha il varo della Costituzione. Il resto è quasi storia dei nostri giorni. Ma come si vive a Kabul e come si vive in un paese che ha avuto sempre la guerra come necessità a causa di motivi di strategie internazionali? E il calcio è uno dei modi per poter far rinascere un paese. Lo abbiamo chiesto a qualcuno che è stato in Afghanistan e che conosce la realtà molto da vicino. Abbiamo visto un po' la storia di questo tormentato paese asiatico, ma l'Afghanistan è balzato agli onori della cronaca proprio a metà di aprile per una partita di calcio. Abbiamo già citato tra l'altro l'incontro che si è svolto a Verona nello stadio Bentegodi tra il Verona, la squadra dell'Hellas Verona, e la nazionale afghana. Una partita organizzata tra l'altro dalla società Hellas Verona e dall'associazione ONLUS Umanitaria Popoli. Una partita che ha visto tra i protagonisti come organizzatori anche l'ex dirigente dell'Hellas Verona, ex arbitro di fama internazionale, uno dei migliori d'Italia negli anni 70-80,
Luigi Agnolin, il quale ha gentilmente concesso di partecipare telefonicamente per dire un po' il suo racconto della situazione afghana, così come l'ha visto da grande uomo di calcio e da persona sensibile, soprattutto alla difficoltà di un paese intero. Abbiamo quindi in linea Luigi Agnolin. Salve, buonasera, innanzitutto grazie per essere con noi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Professor Agnolin, lasciando perdere per il momento la faccenda collegata alla partita, quella che ha visto protagonisti alcuni giocatori afghani che si sono, per così dire, dileguati prima dell'incontro, motivi che poi analizzeremo in seguito, ci preme chiederle innanzitutto come è nata questa idea umanitaria di organizzare una partita storica con la nazionale dell'Afghanistan, mai stata in Europa per partite ufficiali. L'idea è nata in coda di quelli che sono stati gli avvenimenti che hanno caratterizzato il centenario dell'Hellas Verona e la mia intenzione era quella, unitamente al presidente Pastorello, che ha a suo tempo, ancora l'anno scorso, quando abbiamo gettato le basi per questa avventura assieme a Nerozzi, che è presidente di Popoli, l'opportunità di agganciare la chiusura del centenario con una società, una squadra che avesse un risvolto sia tecnico ma nel contempo avesse delle difficoltà sul piano, chiamiamolo umanitario, sul piano sociale, e cercare con l'aiuto di tutti di portare avanti questo tipo di disegno che doveva far sì e far capire che il calcio non è solo il calcio magari dei grandi palcoscenici, ma è un calcio anche che tiene conto delle difficoltà in cui si agitano altre nazioni, altre squadre, altre componenti. Siccome questo speciale è dedicato un po' alla situazione sociopolitica dell'Afghanistan, lei da occidentale, peraltro uomo che ha viaggiato molto, quale impressione ha avuto del suo viaggio a Kabul? Qual è la situazione in Afghanistan e segnatamente nella capitale afghana? Fatto questo, ho gettato le basi, sono andato assieme a Nerozzi in Afghanistan, ancora dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, dopo aver richiesto tutti i permessi necessari, e siamo stati lì una decina di giorni, dove abbiamo incontrato le maestranze locali, il presidente della federazione, il sindaco di Kabul, che fra le altre cose è anche un amico di Pescante, essendo stato un grande atleta, presidente anche del CIO locale. La squadra... pensare...